Buonasera amici di Cristiani Today, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la fede. L'ospite di questa sera è un giovane ragazzo di 33 anni che vive a Ustica, si chiama Angelo Russo, lavora come precario presso i Vigili del Fuoco per il comando di Palermo ed ha studiato presso l'Università Regina Apostolorum di Roma nell'Istituto Scienze e Fede per il corso di diploma di specializzazione in studi sindonici. Sin da piccolo è stato sempre vicino a Gesù e alla parrocchia e questa sera gli diamo il benvenuto. Benvenuto Angelo. Grazie, benvenuti anche a voi. Grazie di essere con noi questa sera e di condividere la tua fede. Tu incontri la fede realmente con la presenza di Gesù la sera di un giovedì santo. Ti va di raccontarci cosa è successo? Sì, certo, è stato per me quella sera di quel giovedì santo è stata una sera indimenticabile perché diciamo che si è sviluppato tutto un po' nella processione dove accompagnavamo il sacerdote con il Santissimo nell'altare della reposizione. Diciamo, durante questa processione io ero vicino al sacerdote e diciamo che dall'abisso ho sentito uscire veramente una forza così grande che ha avvolto un po' tutto, sia diciamo il mio spirito, la mia mente, ma anche un po' il mio corpo. Quindi da quella forte emozione, sì. Hai sentito proprio la presenza di Gesù, dico. Esatto, ho sentito proprio la presenza di Gesù veramente reale, viva nell'Eucarestia, in quel pane consacrato qualche minuto prima, che non mi ha più lasciato, diciamo, quella presenza e mi ha accompagnato fino adesso. Infatti sono molto legato all'Eucarestia, cerco spesso l'adorazione eucaristica e cerco di sforzarmi anche durante la messa, nella consacrazione, di rimanere più vicino possibile sia con la mente che con il corpo, anche perché faccio anche il servizio all'altare. E invece come nasce il tuo interesse per la Sacra Sindone? La Sindone è una cosa che anch'essa mi ha accompagnato fin da piccolo, perché intorno all'età di 13-14 anni, adesso non ricordo bene, ho visto una pubblicità in televisione di un programma che dovevano fare la sera dopo, parlava appunto della sindone, e in primo piano mi è apparso subito l'immagine del volto sindonico. Quello diciamo mi ha un po' impressionato, perché subito mi sono chiesto: ma veramente quello può essere il volto di Gesù? E allora l'indomani ho seguito tutto il programma e poi subito dopo diciamo che mi sono messo un po' su internet a fare le mie ricerche, siccome la cosa mi intrigava molto, come ti dicevo, legato un po' anche alla carestia, quella sera ho visto questo collegamento anche con la sindone, con questo Gesù che non solo è presente nell'Eucarestia, ma anche potevo vedere veramente il suo volto, perché la sindone comunque ci dà questo volto nel negativo fotografico, si vede il volto della persona, esatto, come tutto il corpo comunque. Quindi è una cosa che veramente viene proprio da piccolo. Ma tu, in base diciamo agli studi che hai fatto, perché comunque sei stato anche all'università a fare questo corso, cosa puoi dirci della sindone? Beh, la sindone è veramente un mistero così grande che non so, bisogna accostarsi secondo me più che altro veramente con gli occhi della fede. Sì, la scienza, perché la scienza ci aiuta tantissimo a capire un po' le torture di quel tempo, le torture romane che vanno dalle colature di sangue alle ferite nel polso e nei piedi, ma ancora di più la ferita al costato. Quella ferita veramente che Giovanni nel Vangelo, lo sappiamo, vede uscire da quel costato sangue e acqua, e realmente quell'acqua che lui vede è il siero che si separa dal sangue. Noi vediamo questa presenza effettiva sulla sindone. Poi ovviamente la parte spirituale, se noi la paragoniamo ai Vangeli, quella persona lì, almeno per me da cristiano cattolico, dico che quello lì è Gesù. Non posso fare altro, non posso dare un altro nome perché non ho conosciuto forse altre storie, ma veramente facciamo un paragone con i Vangeli, possiamo dare solo questo nome di Gesù di Nazaret. Mi hai infatti proprio anticipato alla domanda successiva, perché infatti volevo proprio chiederti, quindi l'uomo della sindone per te è Gesù realmente? Allora per me sì, per quanto riguarda la mia fede, per quello che io ho potuto capire anche
diciamo, col passare degli anni e con le persone che mi sono state vicine, anche un po' con lo studio, io posso dire che quella persona è Gesù. Poi ovviamente non lo possiamo ancora spiegare scientificamente, perché effettivamente, dico, il DNA di quell'uomo non l'abbiamo, di Gesù non l'abbiamo avuto, quindi diciamo scientificamente non lo possiamo provare, ma la fede secondo me sì, la fede lo può provare. Almeno per quanto mi riguarda, attenzione, perché è giusto, certo, che comunque sulla sindone si lasci libera sia la fede che anche la parte scientifica. Tornando, diciamo, a quel famoso Giovedì Santo, tu dici che Gesù in quel momento ti ha chiesto qualcosa. Non l'abbiamo di Gesù non l'abbiamo avuto, sì, quindi diciamo che diciamo, scientificamente non, da quel momento forse fede. Gesù mi chiedeva di stare vicino a lui, perché quello è un momento molto delicato, come noi sappiamo, per noi cristiani il Giovedì Santo, come il venerdì e la Pasqua, sono i momenti più importanti della nostra fede, del nostro credere. Quel Giovedì Santo, proprio perché si accostava la passione, ho sentito qualcosa e dovevo portare avanti il messaggio di questa morte, passione, morte e resurrezione di Gesù. Ed effettivamente poi, quando ho cominciato gli studi sulla sindone, lì ho capito realmente, ho detto, allora forse quella sera era questo quello che dovevo fare, perché veramente parlare della sindone, parlare di questo lenzuolo che ha avvolto il corpo di Gesù di Nazareth, mi riempie veramente tanto, riesco, diciamo, un po' a dare voce alla mia fede. E quindi per questo ho collegato, diciamo, le due situazioni, sia quella del Giovedì Santo, che è comunque un momento di passione, sia quella della sindone, che è, diciamo, la parte, se così possiamo dire, pratica, diciamo, la parte che si tocca. Ecco, è bello quello che stai dicendo, comunque una testimonianza dove proprio trapela quest'amore per la figura di Gesù come figlio di Dio. Insomma, l'hai incontrato nell'Eucaristia, l'hai incontrato nella sindone, possiamo dire che lo hai incontrato realmente, comunque. Lo spero sì. tu comunque sei molto giovane, perché hai 33 anni, e come vedi i giovani di oggi? Cioè, secondo te sono indifferenti alla passione di Gesù? No, guarda, secondo me i giovani non sono indifferenti alla passione di Gesù, perché ho avuto anche esperienze in altre parrocchie, diciamo, in cui ho portato la sindone. Secondo me il problema sta veramente in noi, di dare quella giusta testimonianza, perché tanti giovani anche che ho incontrato, che non frequentavano anche quelle parrocchie in cui io sono andato, diciamo, ho dato la mia testimonianza, non perché non credessero a Gesù, ma proprio perché secondo me manca qualcosa in noi, manca quella forza oggi e quella fede forse che una volta c'era, che adesso purtroppo si sta perdendo. Ma quando si guardano le ferite di Gesù, c'erano anche ragazzi che non credevano, ragazzi che non partecipavano, diciamo, alla vita parrocchiale, ma quando io andavo a spiegare un po' le ferite, i chiodi, il costato, la corona di spine dal flagello, cioè mi guardavano a bocca aperta a dire ma veramente sta cosa è successa veramente. Quindi diciamo, secondo me non sono indifferenti. Hai notato molto interesse da parte dei giovani? Sì. Sì, su questo sì, sulla parte del dolore veramente sì. Forse perché comunque sai cosa c'è. È una cosa che fa parte della vita, quindi sembra come se i giovani a volte provassero vergogna a dimostrare la propria fede, forse per paura di essere scartati dal branco, dalla propria cerchia di amici, perché comunque anche. Sia se tu dici che hai notato molto interesse, come facciamo a spiegarci questa, ecco, mancanza di fede, mancanza di Dio nella vita, proprio sì, nella società, ma anche nella vita dei giovani di oggi? Sì, guarda, come hai detto tu, non soltanto, secondo me, dico, ripeto sempre la mia esperienza personale, non soltanto il discorso di essere, la paura di essere scartati dal gruppo, dal branco, ma anche quando questi ragazzi che non si vedono mai in chiesa, in parrocchia, li vediamo entrare, non tutti li guardano con gli occhi di accoglienza. Tante volte purtroppo nelle nostre parrocchie succede che i ragazzi si dice magari guarda quello non è venuto mai in chiesa, ora che cosa è venuto a fare? È un'altra problematica. Quindi, ripeto, questa, sì. Manca anche la nostra, purtroppo manca anche la nostra testimonianza. Manca anche bene. Questo. E noi stiamo, tu questa sera comunque hai cercato di dare la tua testimonianza e noi cerchiamo nel nostro piccolo, ecco, di far testimoniare più persone possibili, sì, che sì, comunque sì. Si mettono, ecco, all'aperto, alla luce del sole, e aprono il loro cuore condividendo la propria storia. Io ti ringrazio, sì, Angelo. Io vedo che vi seguo su internet, vedo tantissime veramente di quelle testimonianze, secondo me qualche ragazzo, qualche giovane si avvicina, perché
veramente guarda, con speriamo. La testimonianza, secondo me, si fa tanto. Lo speriamo, noi ce la mettiamo tutta, cerchiamo insomma di essere un piccolo seme sul web, perché sappiamo che il web è pieno di tantissime cose, quindi cerchiamo di essere presenti con la parola di Dio. E noi ti esatto. ringraziamo di essere stato con noi. No, io ringrazio stasera. Te. Grazie a te e a voi che mi avete dato questa possibilità di testimoniare questa mia, diciamo, fede. E noi ti auguriamo una buona serata. Grazie e buonasera a voi. E grazie Ciao. A tutti voi di essere stati con noi. Vi rinnovo sempre l'invito a iscrivervi nel mio canale YouTube Rita Sberna per poter ascoltare tutte le dirette live di Cristiani Today e per poter rivedere anche le puntate già andate in onda. Vi auguro una buona serata.